È con piacere che presento il professor Enrico Pozzi. Enrico Pozzi è un... è tante cose, come avete letto. Devo dire che in molti mi hanno fermato per dirmi ma che cos'è? Perché dalla presentazione, dal breve curriculum che ha messo nella brochure, qualcuno è rimasto perplesso. E alla fine, ma quindi alla fine che cos'è? Alla fine è uno che fa molte cose. È un ibrido, tra quelli principali, la principale, per quello per cui lo conosco, è che è docente di psicologia sociale alla Sapienza di Roma, alla sociologia. E che è lì alla cattedra, l'importante cattedra di psicologia sociale, che ha una lunga e gloriosa tradizione in quella facoltà. In più è uno psicanalista di formazione freudiana ed esercita questa attività e si occupa, da un punto di vista intellettuale, culturale e scientifico, di molti aspetti connessi a fenomeni sociali collettivi, anche individuali, e studia il corpo nelle sue manifestazioni simboliche, nelle sue manifestazioni espressive, nella sua capacità di essere mediazione dell'identità, del sé, e le rappresentazioni del corpo come vengono fatte anche nell'arte e nella fotografia, ad esempio. Oggi ci farà una relazione che anch'essa ha destato molta curiosità nel titolo, un titolo che rende curiosi sicuramente, ibridi dal dilemmi, dalla pelle e metamorfosi. Auguri, grazie. Allora, questo auguri è già un'indicazione di perplessità forte, no? E perciò l'accolgo come tale. E ogni volta che un amico come Paolo Trenta mi presenta io non riesco bene a riconoscermi, ho qualche difficoltà, ma sta parlando di me. La carta d'identità dice che sono io. Il problema è che l'identità e la carta d'identità sono spesso cose che non si sovrappongono interamente. Allora, sì, io sono le cose che diceva Paolo Trenta. Se dovessi stare su un'isola deserta e dovessi scegliere una delle varie cose che faccio, penso che la professione di psicoanalista freudiano, la società psicoanalitica italiana eccetera, sarebbe quella che non lascerei. L'incontro col grande complesso drammatico e a volte liberatorio teatro della vita che avviene ogni pomeriggio, e a questo non rinuncerei mai. Rinuncerei volentieri ai colleghi dell'università spesso, ma questo è un altro discorso. Sapete la battuta che c'è a Harvard? Dio fece il mondo, vide che era perfetto e inventò il collega. E questo vi dice tutto il rapporto che uno può avere con l'università e con le sue macchinose capacità di bloccare il pensiero. Bene, fatta questa dichiarazione di principio, ibridi e pelle. Questi sono è il tema che affronteremo. E lo affronteremo partendo innanzitutto da una blanda, assolutamente non rigorosa definizione di ibrido e poi andremo in due direzioni diverse ma convergenti. Racconteremo le storie di due corpi strani per motivi completamente diversi e due corpi che convergono poi verso un unico problema. A che serve la pelle? Che fa la pelle, cosa non fa la pelle, cosa la pelle si rifiuta talvolta di fare, cosa talvolta è costretta a fare. E dunque la pelle come non luogo convenzionale e levigato e ovvio di ciascuno di noi, ma come un luogo drammatico dove si negoziano cose di intensissima violenza interna ed esterna. Ma su questo arriveremo dopo. Partiamo dall'ibrido. Che cosa sia un ibrido? Io avrei potuto prendere la definizione biologica, botanica, eccetera, non ne saremmo usciti vivi. Ho pensato che il modo migliore di affrontare o di definire l'ibrido sia quello di definire l'ibrido come, diciamo, qualcosa che non sta in una categoria definita, qualcosa che è interstiziale rispetto a delle categorie preesistenti. Un ibrido è una cosa che non sta nella categoria A, non sta nella categoria B e definisce se stesso in questa terra di nessuno tra alcune, se si è fortunati due, se si è meno fortunati molte categorie con le quali noi, per una sorta di condanna cognitiva, siamo costretti a organizzare la realtà. Noi non riusciamo a organizzare la realtà se non categorizzandola. E
quando la realtà eccede queste categorie che noi non possiamo non utilizzare, ecco allora che lì si crea lo spazio dell'ibrido. Un altro possibile modo di vedere l'ibrido potrebbe essere quello di definire l'ibrido come un insieme composto o abitato o popolato o invaso o posseduto, scegliete voi l'aggettivo che vi suona meglio, da sottoinsiemi eterogenei tra loro. L'ibrido è una cosa che sta lì e dentro si porta altre cose, altri sottoinsiemi che però tra loro sono eterogenei. L'ibrido è per definizione impuro, l'ibrido è per definizione il multiplo opposto all'uno. Vedremo poi, se avremo il tempo, che cosa significa questa contrapposizione tra puro e impuro, tra il multiplo e l'uno. Dunque, io vorrei andare a vedere che cos'è l'ibrido collegandolo a problemi di corpi. E affronterò due corpi fondamentalmente. Uno è un corpo che, per suscitare la vostra curiosità, in fondo chi parla è un venditore e per vendere bisogna vendere suspense. Allora, il primo corpo è il corpo che chiameremo del bambino feticcio. E il secondo corpo è molto più banale in apparenza, forse molti di voi credono di conoscerlo, è Frankenstein, il corpo di Frankenstein, d'accordo? Partiamo da questi due corpi, partiamo dal primo, dal bambino feticcio. Che cos'è questa storia del bambino feticcio? Io non la conoscevo affatto, l'ho incontrata per caso perché in un libro di Dino Buzzati, Misteri d'Italia, Dino Buzzati raccolse una serie di articoli che aveva pubblicato sul Corriere della Sera negli anni 50 e all'inizio degli anni 60. Tra questi articoli ce n'era uno sinistro, narrato con la stessa freddezza apparente e provocatoria con la quale poi Buzzati ha scritto altre cose, non Un amore, che secondo me è un brutto libro, ma per esempio Il deserto dei Tartari, no? Eccetera. Con questa stessa freddezza Dino Buzzati racconta una storia che mi creò un'enorme curiosità. E allora decisi che volevo capire meglio questa storia, trovai altri materiali e la storia è più o meno questa. Siamo in Abruzzo, prima della guerra, per l'esattezza nel 39. Attenzione, perché siccome alcuni dei personaggi collegati a questa storia sono ancora viventi, io in realtà ho cambiato delle cose di questa storia. Voi capirete per quale rispetto a ciò per quello che sto per raccontare. Dunque, siamo in una cittadina abruzzese, questo lo posso dire, Ortona, e siamo nel 1939 e in questa cittadina c'è un bordello, detto educatamente casa chiusa, scegliete voi il termine che vi sembra più carinello, no? Eccetera. E lì c'è una prostituta che lavora lì e che sente piangere disperatamente un bambino, un piccolo bambino che chiameremo convenzionalmente Giovanni. Questo bambino piange in un modo irrefrenabile e, per così dire, tragico. Sembra che nulla riesca a calmare questo bambino, figlio di un'altra collega della suddetta Antonia, che si chiama Teresa, chiamiamo noi Teresa. Antonia prende questo bambino, Teresa era al lavoro e non doveva essere disturbata, cerca di calmarlo, non ci riesce e gli passa la mano sul corpo, un bambino di 5 anni, rachitico, fragilissimo, con un viso al tempo stesso da fame e famelico, e gli passa una mano sul corpo e sente come una puntura all'altezza dell'ombelico. Qualcosa che sporge, sfiora questo punto e il bambino esplode in un urlo, se possibile ancora più violento di prima. Preoccupatissima, chiede il permesso alla gestrice della casa chiusa e corre all'ospedale locale. Porta il bambino all'ospedale e il medico di turno prende il bambino, lo stende sul lettino, il bambino si dibatte selvaggiamente, lo stende sul lettino, lo tocca, e anche lui sente questa leggera cosa che punge all'altezza dell'ombelico. È interdetto, prende una lente di ingrandimento, lo guarda e gli sembra la cruna di un ago. Allora chiama il primario. Arriva il primario, il bambino viene sedato e inizia una incredibile vicenda. Il primario
con la punta di un altro ago, infila la punta dell'altro ago nella cruna e estrae un ago dall'ombelico del bambino. Allora, sbalordito da questa cosa, un lungo ago di sartoria, e sbalordito da questa cosa, e fa effettuare una radiografia sul corpo del bambino. E quello che emerge è qualcosa, vi leggerò poi la perizia medica che è stata fatta, in questo caso è stato studiato a livello criminologico e a livello medico, e poi è diventato, ahimè, nell'inizio degli anni 50 in Italia anche un caso di riviste, non gossip, perché non esisteva il gossip all'epoca, di riviste semiscandalistiche, no? Eccetera, e per fortuna poi pian piano dimenticate, e si accorge che il corpo di questo bambino è disseminato di chiodi e di aghi. Vi leggo il testo della perizia, del referto anzi, che viene fatto, che viene incluso nella sentenza della Corte d'Assise di Chieti, che nel marzo del 1939 condanna a 30 anni la nonna e lo zio del bambino. Risultò che il corpo del bambino era disseminato di aghi. L'addome del bambino rappresentava un vero e proprio deposito di aghi che per il loro agglomeramento e groviglio non fu possibile contare e individuare. Altri aghi erano fissati nelle regioni iliache, nel parenchima polmonare, o nel fegato, o nella milza, uno in posizione perfettamente perpendicolare alla colonna vertebrale, un altro infine in corrispondenza dell'arco della aorta verso destra, avente movimenti sincroni di oscillazione a seconda del pulsare del cuore. Fu inoltre accertata la presenza di 4 chiodi profondamente infissi nei tessuti molli delle piante dei piedi, in numero 2 per ciascuna pianta. Furono infine dai periti osservate numerosissime cicatrici sul corpo del bambino. Questo è ciò che viene messo agli atti del tribunale, che rappresenta la perizia, il referto fatto quel giorno e la successiva perizia del tribunale di Chieti. In un certo senso la vicenda che va avanti subito dopo è ancora più impressionante, perché la scoperta che fanno i medici che hanno questo bambino davanti è che non possono farci quasi nulla, perché gli aghi, i chiodi erano posti in modo tale che la maggior parte di questi aghi e chiodi, se mossa, avrebbe potuto ledere immediatamente organi vitali e dunque non potevano essere estratti. Semplicemente vi leggo la successiva perizia ritrovata negli atti della Società Italiana di Criminologia del 41, se la memoria non mi tradisce. Allora, concludendo le loro osservazioni, i periti affermarono che sussiste l'assoluta impossibilità di eliminare dal corpo dell'infelice bambino una quantità così ingente di aghi, dei quali gran numero è situato in organi di vitalissima importanza, che per più mesi perdurarono malattie acute sia per l'ustione del corpo che per il conficcamento degli aghi e dei chiodi, che la permanenza insopprimibile degli aghi nell'organismo costituisce malattia certamente insanabile, con pericolo di vita sempre incombente, data la tendenza degli aghi a spostarsi dall'uno all'altro punto, con conseguente eventuali lesioni di vasi importanti della regione cardiaca, sia superficiali, arterie intercostali, che profonde, aorta, vasi coronari, pericardio, ventricoli, eccetera, o del polmone, o degli organi contenuti nella cavità addominale, con tutti i pericoli inerenti a tali probabilissimi eventi, che evidentemente a scopo omicida fu eseguita l'introduzione degli aghi, circondata di tutte le garanzie perché il misfatto restasse avvolto nell'ombra, mi permetto di aggiungere a futuro commento, restasse nascosto dalla pelle, e che lo scopo omicida può dirsi rivelato financo dalla infissione dei chiodi nelle piante dei piedi, data l'opinione corrente che la puntura dei piedi sia pericolosa anch'essa per trasporto di germi patogeni. Vedremo che i piedi c'entrano. Questo è il nucleo centrale di questa vicenda. Cosa c'era intorno a questa vicenda? Chi erano i personaggi protagonisti? Una l'abbiamo appena menzionata, Antonia, quella che in qualche modo si accorge
di questo punto strano nell'ombelico di Giovanni, del bambino. Ma il resto, gli altri chi sono? Teresa, la madre. Teresa, la madre, era una figlia di una famiglia di quelle che nei miei tempi, adesso non si usa più questa terminologia, si sarebbero definite di sottoproletariato, che viveva in condizioni poverissime e che la famiglia aveva, per così dire, venduto come donna di servizio all'età di 16 anni, ma sapendo benissimo a che cosa la suddetta ragazza andava incontro, al podestà del paese. Era stata data lì, era avvenuto quello che doveva avvenire, la ragazza rimane incinta e il podestà del paese, per evitare problemi, cerca di trovare un marito a questa ragazzina, a Teresa. Trova un poveraccio già condannato per vari furtarelli, un derelitto, e lo convince a sposare Teresa, anche se Teresa era incinta. Il derelitto si convince, che chiameremo Domenico, si convince a sposare la ragazzina e il giorno del loro matrimonio arrivano i carabinieri e durante il matrimonio arrestano Domenico per un'ulteriore condanna penale del suddetto. Dunque Teresa rimane con un figlio, con questo figlietto piccolissimo, e senza più marito, ammesso che il marito fosse una garanzia qualsiasi di sussistenza, che data la situazione non mi pare molto probabile. Ecco allora che Teresa decide di prostituirsi. Lo fa prima casualmente, poi riesce a entrare nella casa chiusa del paese, e perché tra l'altro, secondo regolamento, le prostitute madri di bambini piccoli avevano diritto a tenere con sé il bambino all'interno del loro luogo di lavoro. C'era dunque, diciamo così, una regolamentazione della prostituta madre, e per questo motivo lei riesce a convincere la tenutaria della casa chiusa ad accoglierla e inizia a lavorare lì. Inizia a lavorare lì mentre il marito sta in carcere, eccetera. E questa è la prima parte, diciamo così, di questo quadro di derelizione umana. C'è il resto. Qual è il resto? Il resto è la madre di Teresa. La madre di Teresa, che chiameremo Maria. All'epoca dei fatti, 39 anni, in parte prostituta, ma non tanto, perché esercitava in realtà una funzione magica, faceva la fattucchiera, e faceva la fattucchiera rivendicando a se stessa una grande potenza di magia che le permetteva, pretendeva lei, di farsi gatto di notte e dunque di girare di notte come gatto. Per questo si faceva pagare, per questo era stata condannata a 7 mesi di reclusione per esercizio dell'attività di fattucchiera qualche anno prima dal tribunale. La suddetta Maria aveva un'altra figlia e viveva in questa stamberga, in questa casupola, che era di proprietà di una donna paraplegica che affittava, dava questa casa alla famiglia di Teresa, di Maria, eccetera, eccetera, in cambio del vitto e dell'alloggio, ricevendo vitto e alloggio. La paraplegica a sua volta esercitava, non capisco bene tanto come, ma esercitava prostituzione a tempo intermittente. Dunque la famiglia si insedia lì e lì Maria, che aveva una vita personale un po' agitata, aveva un marito, ma il marito se ne infischiava di quello che accadeva, faceva finta, aveva da guadagnarci almeno di poter vivere, Maria si innamora di Domenico. Domenico è per l'appunto un altro personaggio di questa vicenda, che era un ciabattino, attenzione ai chiodi nelle piante dei piedi, era un ciabattino, e era un ciabattino che godeva fama nel paese di tombar da fama, sicuramente non l'avrebbero detto così da quelle parti, però diciamo era considerato un seduttore irrimediabile. Forte amore e passione, Maria riesce a portarsi in casa il ciabattino, Domenico, e gli fa sposare l'altra figlia, in modo da averlo sempre a portata di, diciamo, mano. D'accordo?
Domenico si insedia in quella casa, fa sesso con la madre, fa sesso poco con la figlia, fa sesso con la paraplegica, fa sesso con tutti quelli che gli capitano a tiro. Questo è il quadro familiare, diciamo così, nel quale il Giovanni si è trovato contro ogni, a causa dell'infinita fatalità del come e dove si nasce, si è trovato a nascere. Così va avanti questo ménage, tutti fanno finta di non accorgersi di nulla, tutti in realtà si accorgono di tutto, ma a un certo momento accade una cosa, come dire, il punto di svolta. Il punto di svolta ha a che fare col corpo. I corpi sono antipatici, non obbediscono alle nostre regole, non obbediscono alla nostra volontà, sono sempre un po' eccedenti e laterali rispetto a quello che noi vorremmo che si fossero. E accade che il prorompente, la prorompente incarnazione dell'eros onnipotente, pronta a scatenarsi su qualsiasi cosa potesse essere il suo oggetto, anche la paraplegica in questione, eccetera, comincia, alla parola eros si spegne la luce, mi pare una giusta reazione, e comincia a non farcela più. Comincia ad avere crisi di défaillance, chiamiamole così, crisi di impotenza, eccetera, e il nostro povero Domenico è in difficoltà, perché deve render conto alle sue varie donne, ma in primo luogo deve render conto alla matriarca. Che fare allora? Come risolvere questa situazione in cui l'incarnazione di una vitalità erotica prorompente comincia a perdere proprio l'erotismo? Come restituire a questo corpo una capacità erotica illimitata e magica, così come questo corpo aveva finto di avere negli anni precedenti, eccetera? E qui, per sua sventura, entra in gioco il bambino. La nonna e Domenico costruiscono un delirio sistematico che ha come oggetto il piccolo Giovanni. Si tratta di estrarre dal piccolo Giovanni, in un modo che dovremo chiarire tra un attimo, di estrarre dal piccolo Giovanni una sorta di primigenia vitalità, quella di un bambino piccolo, quella che la società non ha ancora tarpato, quella che l'educazione non ha ancora attenuato, quella che è lì perché è lì vita apparentemente nuda e primaria del bambino, no? Forza vitale alle origini, eccetera. Si tratta di estrarre dal bambino la forza vitale originaria che dovrà restituire a Domenico la sessualità e dunque anche in ricaduta alla nonna del bambino. In questo modo viene costruito il rito delle punture, come lo chiamavano con rispetto a Giovanni. Vieni, ti facciamo la puntura. No? Cioè, in modo sistematico, vengono immessi nel bambino più di 100 corpi estranei che vengono insinuati in modo tale da non risultare fuori. Vengono messi con cura nelle pieghe della pelle, sotto la pelle, eccetera. In che modo vengono distribuiti queste intrusioni nel corpo del bambino? E voi capite perché questo ha a che fare con l'ibrido, perché un bambino pieno di pezzi di ferro non è più un insieme omogeneo, non è più un corpo, chiamiamolo così, puro, è ormai un ibrido, è un eterogeneo aggregato di elementi diversi, d'accordo? Ecco dunque che viene costruita una modalità. Che cos'è questa modalità? È al tempo stesso estremamente arcaica e estremamente moderna, è un rito sacrificale. Cosa occorre perché il bambino possa dare la sua potenza nascosta al fallo deficitario di Domenico? Occorre che il bambino non sia più un bambino e basta. Occorre che il bambino venga trasmutato in quello che gli studiosi di antropologia, di mitologia conoscono bene, che è il bambino divino. Il bambino carico di caratteristiche straordinarie e onnipotenti. Il bambino divino. Ma come si fa a prendere un piccolo bambinetto rachitico e trasformarlo in un bambino divino? Attraverso un rituale sacrificale. La parola sacrificio, se la scomponete nella sua etimologia, è
rendere sacro qualcosa. Attraverso un rituale sacrificale il bambino viene reso da piccolo essere che vi ho appena descritto, viene reso qualcosa di onnipotentemente divino. Il rituale sacrificale implica naturalmente una vittima, e lì a portata di mano, implica naturalmente un rito, e il rito della immissione degli aghi e dei chiodi nel corpo dei bambini ha tutta la configurazione del rito, implica una comunità sacrificale, cioè un ambiente che fa da sostegno collusivo al rito di sacrificio, e tutta la famiglia, ma anche i vicini, perché il bambino urlava in continuazione, a volte urlava per giorni e per giorni, tutti sapevano che lì stava avvenendo qualcosa, che alcuni sapevano cos'era, ma altri preferivano neanche sapere che sapevano cos'era. E allora la comunità sacrificale, attraverso la costruzione del bambino come bambino divino, ecco che il bambino viene trasformato in qualcosa di artificialmente, sacrificalmente onnipotente in quanto vittima. Vittima con la V maiuscola. C'è ancora un anello nella catena di questo passaggio, perché il bambino è, per così dire, va bene, è ormai progressivamente trasformato in bambino divino, ma il problema era un altro. Il bambino divino doveva creare vitalità sessuale, doveva esprimere in qualche modo qualcosa che avesse a che fare con l'eros, con l'erotismo. In che modo far sì che il bambino diventasse non solo divino, ma eroticamente divino, capace cioè di, nel delirio collettivo, nella follia plusieurs di questo gruppo, capace di trasmettere o di ritrasmettere a Domenico la potenza perduta, potenza in questo caso con la P maiuscola, la potenza perduta. E la procedura istintiva seguita dalla coppia nonna Domenico eccetera è quella di utilizzare per la costruzione del bambino tutte le zone erogene del bambino stesso, in modo sistematico, attraverso uno slittamento progressivo che vi dico tra un attimo, e partendo dalle zone erogene del corpo del bambino che in qualche modo viene costretto a una sorta di, vorrei dire, di sadismo erotico, viene costretto il corpo del bambino a soffrire per procurare potenza erotica a qualcun altro. Vi sembra strano tutto questo? Vi assicuro che non è affatto singolare. E infatti partono dal pene del bambino, nel corpo del bambino, il tribunale non lo dice perché all'epoca erano un po', certe cose non si dicevano, no? Perciò si allude, ma in realtà c'erano degli aghi infilati nel corpo cavernoso del pene del bambino. Si va naturalmente allo scroto, si va all'ano, si va all'ombelico, e su questo torneremo tra un attimo, eccetera. Insomma, progressivamente il corpo viene investito di questa slittamento progressivo di erotizzazione di quel corpo, di quel bambino. Poi direte, ma cos'è questo? Cioè, adesso io ho fatto un fioretto, cioè che non cito Freud più di 3 volte l'anno, e oggi sarebbe la seconda, dunque adesso per il resto dell'anno entro in astinenza da citazione, perché ce n'ho talmente tanto con tutti i colleghi che citano Freud anche per cose in cui non c'entra assolutamente niente, che veramente o lo citano come, non so, il Talmud, no? Allora, c'è uno dei libri più belli di Freud, secondo me, i 3 saggi sulla teoria della sessualità, c'è il saggio sulla sessualità infantile, che in qualche modo illustra qualcosa che del bambino che lui chiama polimorfo perverso. Dice in altri termini che il bambino, diversamente in apparenza dall'adulto, ha una sorta di erotizzazione integrale del corpo che fa sì che quasi tutte le parti del corpo siano in qualche modo suscettibili di una dimensione o traslazione erotica. Da lì passa ad analizzare il caso del perverso, tra virgolette, perché la parola perverso, per chi fa il mio lavoro, è raro che abbia una connotazione di denuncia, è descrittiva unicamente, passa a descrivere il perverso e le perversioni come l'equivalente della sessualità infantile.
Come nel bambino la sessualità investe tutte le parti del corpo in un modo sorprendente e illimitato, così il perverso investe tutte le parti del corpo in un modo imprevedibile, sorprendente e privo di qualsiasi collegamento oggettivo con qualcosa che oggettivamente abbia a che fare con la sessualità intesa in senso stretto, eccetera, investe di erotismo queste parti. Allora, il piede diventa un pene, l'ano diventa la bocca diventa un ano, metteteci tutto quello che vi pare e capite come il corpo perverso è un corpo dove ogni cosa, ogni parte del corpo si presta a una fantasmagoria erotica, d'accordo? Ecco allora che sembra che il lavoro istintivo di Maria e di Domenico sul corpo del bambino sia l'espressione concreta di questa fantasmagoria erotica del corpo perverso rispetto al corpo e basta. Un corpo integralmente investito in ogni sua piega di una dimensione erotica e della capacità di produrre tensione erotica, fantasma erotico, eccetera. C'è un altro aspetto nella teoria freudiana del feticismo. I feticci, non so se avete un po' idea di che cosa sono, ma vi farò vedere qualche immagine tra un attimo che ci permette di capire meglio. Ma nelle immagini che arrivavano dall'Africa centrale intorno a questi feticci, Freud scrive un saggio sul feticismo, che era un termine creato da uno psichiatra francese che si chiamava Binet, che scrisse il primo saggio sul feticismo, cioè sulla sostituzione del corpo sessuato con un oggetto. Il feticcio è un oggetto che sostituisce il corpo sessuato in un'attività sessuale o in una fantasia sessuale, eccetera. Ecco allora che il feticcio, scrive Freud in modo molto interessante, è il modo in cui un corpo diventa divino. E vedete allora che in qualche modo il cerchio mi si chiude. La costruzione del bambino attraverso l'operazione feticistica della nonna e di Domenico è la costruzione di questo corpo divino, che è il corpo del piccolo Giovanni, vittima, senza saperlo, di questa fantasmagoria ipertrofica. Beh, questa è la storia di Giovanni. Cosa c'entra la pelle in questa storia? Beh, c'entra, perché tutta la partita si gioca sul confine della pelle, perché quello che va messo nel corpo del bambino deve passare attraverso la pelle, perché è attraverso la pelle che si percepisce la presenza occulta di qualcosa che la levigatezza della pelle non riesce a coprire e che gli sta dietro. È sotto la pelle che in qualche modo si annida tutta una serie di componenti eterogenee di quel corpo che la pelle, nella sua levigatezza esterna, per fortuna non del tutto riuscita, riesce a nascondere. La pelle è cioè quella cosa che fuori nasconde il dentro, che rende l'eterogeneo del dentro, la molteplicità di contenuti del dentro, lo rende apparentemente uno, finché non c'è quella piccola cosa che punge e che al tocco della mano la pelle tradisce. Mi fermo un attimo su questo, che poi ci serve per Frankenstein tra un attimo. Frankenstein è un pochino meno truce, dunque volevo rassicurarvi. E che cos'è la pelle? La pelle è un mediatore. La pelle è ciò che traduce l'esterno verso l'interno del corpo, è ciò che traduce l'interno verso l'esterno del corpo. È quello che in informatica si chiamerebbe un gatekeeper, un sorvegliante del confine, d'accordo? Perché è dalla pelle che ciò che è dentro trasuda o emerge nelle forme più impensate, ve ne darò qualche esempio visivo tra un pochino, ma è sulla pelle da fuori che ciò che avviene fuori va verso il dentro del corpo. Dunque la pelle è questo tramite, questa sorta di cosa double face che lavora sull'interno e lavora sull'esterno, e nel caso specifico serve a nascondere l'interno e in parte a svelarlo, serve a costruire l'ibrido e in parte a nascondere l'ibrido sotto l'apparenza dell'uno. Per fortuna c'è la sofferenza che consente di far saltare l'apparenza. E questa è la pelle del primo dei due corpi di cui vi volevo parlare. L'altro, Frankenstein. Io penso che Frankenstein è una di quelle cose strane in cui tutti noi pensiamo di sapere cos'è, e però in realtà
pochissimi milioni hanno letto veramente e si sono messi lì a cercare di capire che vuol dire quella strana storia. Allora, partiamo dalla storia. La storia è stata scritta da una ragazzina di 19 anni che a 16 anni era scappata, era la figlia di una delle più note famiglie inglesi, intellettuali, politici, eccetera, i Godwin, con la madre che era la Wollstonecraft, una persona che è stata molto importante nel femminismo, nel tentativo di femminismo del primo Ottocento in Inghilterra, eccetera. E lei era vissuta in questo ambiente ipercolto, ipersofisticato e così via. A 16 anni si innamora di un poeta, di un grande poeta, Shelley, e fugge con lui, che era peraltro già sposato. Fugge con lui a 16 anni, il padre la disereda, non la vuole più vedere, eccetera, eccetera, e lei aspetta un primo figlio da Shelley, che intanto abbandona la moglie, e questo primo figlio muore. Lei fugge in Italia, fa una vita promiscua con Shelley, Byron, nel nord d'Italia, sul lago di Como, poi a Firenze e così via, e lì rimane incinta una seconda volta di un bambino che poi nascerà, si chiama William, rimane incinta di questo bambino, ha tra i 18 anni e mezzo e i 19 anni. In quei mesi, rispondendo a una sorta di sfida serale in cui questo gruppo di poeti e scrittori si lanciava delle sfide serali per dire inventiamo una storia e ognuno doveva inventare una storia, lei inventa l'inizio di una storia che poi nel giro di 2 mesi e mezzo trasforma nella prima versione del Frankenstein, cioè di questo libro che poi ebbe un incredibile successo e che è diventato poi, forse avrete visto qualche adattamento filmico, compreso quello ironico di Mel Brooks, eccetera. Bene, allora, la storia di Frankenstein penso vi sia abbastanza nota, è la storia di un medico intriso della potenza della scienza, qui siamo a una festa di scienza e filosofia, intriso della potenza della scienza, intriso della illimitata fiducia della scienza di poter dominare completamente la realtà, che decide di creare la vita. Batte tutti i cimiteri della zona e raccoglie pezzi e aggrega questi pezzi in un corpo mastodontico gigantesco, un corpo gigantesco, fatto di tutte queste parti sparse di corpi. E poi, altro omaggio allo scientismo dell'epoca e alla scoperta dell'elettricità, attraverso il passaggio di una corrente elettrica in questo aggregato di arti e parti provenienti da corpi diversi, eccetera, eccetera, attraverso questa dà vita a questo corpo paradossale, perché al tempo stesso mostruoso e bellissimo nella descrizione che le dà la Mary Shelley, dove solamente gli occhi tradivano il mostruoso interno del corpo. E allora c'è questo corpo, questo essere mostruoso messo in vita malgrado se stesso, diventa il persecutore sommo di Frankenstein e della sua famiglia. Il resto, per chi non l'ha letto, se lo vado a leggere, e poi chi invece l'ha letto sa come va avanti la storia. Su questo Frankenstein sono state date varie interpretazioni. La più semplice, che è quella che il sottotitolo stesso dell'opera segnala, è che sarebbe una riflessione critica sulla follia dell'onnipotenza umana, cioè sulla follia demiurgica dell'uomo, sulla fantasia che nulla sia impossibile per l'uomo, una sorta di variante della Torre di Babele, se volete, compreso il fatto di creare questo corpo impossibile. E questa è la prima versione, una prima interpretazione. Una seconda interpretazione ha a che fare con qualcosa di un pochino più sottile, che sarebbe l'espressione di una fantasia o della fantasia di un maschio capace di generare senza donna, una sorta di partenogenesi al maschile, se volete, no? Il maschio senza donna produce vita, una sorta di costruzione, non si sa se ironica, parodistica o in realtà con la presenza di un forte fantasma personale, che sarebbe stata l'invenzione di questo uomo che crea un altro uomo, uomo che genera un altro uomo vivente. E queste erano le versioni che correvano di più nell'epoca in cui io lessi per la prima volta questo libro, finché poi, come capita, mi sono trovato a un certo momento a leggere in un articolo la storia appunto di Mary Shelley, e cioè che era incinta quando scrisse
il Frankenstein. E per di più, a scoprire in questo articolo lontanissimo sulla rivista di Comunità, una rivista che non esiste più da tantissimi anni, e mi ricordo persino l'autrice, dunque vuol dire che veramente mi ha colpito, la Lorenza Valls Mannucci, vuol dire che mi colpì in qualche modo molto profondo questa lettura che lei diede. Lei propose un'altra ipotesi, era la storia di una quasi psicotica maternità. In altri termini, era la rappresentazione di un contenuto interno, il bambino che in effetti William, che la Mary Shelley aveva dentro di sé, rappresentato però come un mostro spaventoso, il prodotto perverso di qualcosa di disumano e di una illusione scientista, e perciò una rappresentazione della maternità. Tra l'altro c'è una lettera della Shelley in quel periodo alla madre con la quale aveva conservato i contatti, che contiene una descrizione di questo essere che si portava dentro, che non sapeva se era maschio, femmina, eccetera, eccetera, che corrisponde alla lettera con una descrizione, 5 righe del Frankenstein, come a dire, quello era il corpo del bambino, il mostro dentro. Chi ha lavorato con psicosi puerperali sa quanto è intensa la rappresentazione drammatica del bambino interno come un alieno mostruoso. Chi ha visto la serie dei film Alien ne ha la traduzione visiva in qualche modo di questo fantasma, chiamiamolo per nostra rassicurazione psicotico, per nostra rassicurazione, forse io preferirei dire onirico. Ecco allora che Frankenstein sarebbe questo, questa rappresentazione mostruosa del mostruoso alieno che cova in noi dentro la levigatezza protettiva di un corpo che lo contiene. C'è anche un'altra interpretazione che è venuta successivamente, più singolare e più interessante. Chi è Frankenstein? È il corpo di tutti e di nessuno. È il corpo sociale. È un corpo fatto di pezzi di tanti corpi che come tale perciò si propone come una sintesi di un corpo collettivo. È un corpo individuale che è corpo collettivo. Possiamo sorridere. Ma il milite ignoto che cos'è se non questo? Un corpo individuale che non è un corpo individuale ma che è fatto dei pezzi di tanti corpi non identificati. Dunque un corpo che è corpo collettivo, rappresentante di qualcosa di collettivo. Io mi fermo un attimo perché mi sono accorto che nella mia foga, nella paura del tempo che passa, quanto tempo? Posso, ancora un po' di tempo. E non vi ho fatto vedere alcune immagini che però a questo punto devo farvi vedere, perché una di queste immagini ha a che fare con questo corpo di cui vi sto parlando. E se possiamo partire con il primo gruppo di immagini, quelle della Congo, dove c'è scritta la parola Congo, K-O-N-G-O, che sono... Ecco, queste immagini sono delle foto che ho fatto al Metropolitan, nella sezione arte, diciamo, africana del Metropolitan a New York, e che rappresentano delle immagini di feticcio. Guardate come il feticcio esprime alla lettera o quasi, salvo la visibilità, il corpo del bambino divino che vi ho descritto prima, del bambino feticcio. Vedete i chiodi dappertutto? I piedi, le gambe, ma soprattutto la pancia, il petto. Può andare avanti, per favore? Guardate intorno all'ombelico. Mi devo fermare un attimo su questo. Perché l'ombelico? Nelle fantasie sessuali infantili l'ombelico è il luogo da cui si nasce. Questo, provateci, voi siete liberi di non crederci, ma se chiedete a un bambino piccolo, ma tu da dove sei nato? Un bambino di 1 anno e 2 mesi, 1 anno e 5 mesi, 1 anno e 6 mesi, a meno che non abbia avuto dei genitori tragicamente illuminati che gli hanno subito voluto spiegare tutto, il bambino non ci ha capito niente, e pensa di nascere o dal sedere o dall'ombelico. D'accordo? Dunque è il luogo della nascita, un luogo intensamente carico di forza vitale, di capacità vitale. Perché tutti quei chiodi e quegli aghi nell'ombelico? Perché è da lì che si nasce, è lì che per usare un'espressione di Spinoza, la natura naturans, la natura nella sua pienezza dell'essere natura si condensa come luogo da cui si nasce. Andiamo avanti, vedete i piedi in questo feticcio?
Andiamo ancora avanti. Questo è un altro feticcio femminile, vedete la vagina, e vedete, se adesso vediamo un particolare, come intorno a quella vagina ombelico si concentri, avanti per favore, si concentri una grande quantità di chiodi. Esattamente è qui resa concreta ciò che il corpo del bambino divino Giovanni si trovò tragicamente a dover incarnare senza capacità di rappresentazione, di rappresentazione esterna o diciamo pure estetica. D'accordo? Ecco, ok, possiamo chiudere queste immagini, andiamo avanti, e adesso ci sono altre due immagini che hanno direttamente a che fare con il corpo di Frankenstein e che sono il Leviatano. Il Leviatano frontespizio intero, prima il frontespizio intero. Allora, cos'è questa immagine? Questa immagine è un'immagine, per chi si occupa di scienze politiche, celeberrima, perché è la prima pagina di una delle opere più importanti della scienza politica moderna, cioè che Hobbes, il Leviatano di Hobbes, scritto durante la guerra civile inglese, quando lui, che la pensava in un modo, si trovò a fare l'istitutore con un duca che la pensava in un modo completamente diverso, ma bisogna pur mangiare, dunque Hobbes stava zitto e non diceva nulla e intanto però scriveva il Leviatano. Dunque in questa Inghilterra attraversata da una crisi di guerra civile, attenti, cioè guerra civile che cos'è? È quando le parti di un insieme si fanno la guerra tra loro. È quando l'insieme contiene dei sottinsiemi che, per così dire, si scatenano l'uno contro l'altro. È il vertice della eterogeneità di un sistema. D'accordo? Quando gli eterogenei sono tra loro non solo non compatibili e non appartenenti alla stessa specie, ma addirittura in conflitto armato e distruttivo. E guardate quando Hobbes scrive Leviatano, sullo sfondo della guerra civile si chiede: ma come si può superare la guerra civile di tutti contro tutti, l'uomo come lupo per l'uomo? Chi tra voi ha fatto filosofia si ricorderà questa espressione, uomo, lupo per l'uomo, eccetera. Come si può superare? C'è un solo modo, è il corpo del re. Guardate il corpo del re qui, questo è, e adesso l'immagine dopo ve lo fa vedere nei dettagli. Questo è il corpo del re, Giacomo I Stuart. E di che è fatto il corpo del re? Ha i simboli della regalità sulla testa, nella mano destra, mano sinistra, ma il corpo del re non è un corpo individuale, è una sintesi di un corpo collettivo, è all'interno di un'unica pelle un corpo composito abitato da tutti i corpi dei sudditi. È un'unica cosa costruita a partire dalla eterogeneità delle sue componenti, ricondotta a unità del suo corpo. Come a dire, si può essere totalmente diversi, si può essere migliaia o milioni di individui diversi, ognuno con la sua testa, qui sono rappresentate le diverse professioni, eccetera, eccetera, ma il corpo del re, il corpo del re riassume in sé l'eterogeneità e la trasforma in un corpo unico. Supera l'ibrido del corpo politico e lo trasforma nel corpo unico e unitario del re. Se qualcuno di voi ha presente l'apologo di Menenio Agrippa, eccetera, eccetera, ricorderà che l'apologo di Menenio Agrippa racconta storie analoghe, ma questa sarebbe un'altra vicenda lunghissima da raccontare. Allora, ecco che Frankenstein ha anche un'altra lettura. È il corpo della democrazia. È il corpo della conflittualità sociale che però viene messa all'interno di un'unica pelle e costretta a vivere come se fosse un unico corpo, ahimè mostruoso, ahimè carico di interna violenza, ma un unico corpo. E allora ritorniamo qui alla pelle. La pelle che tiene insieme Frankenstein, c'è una frase bella della Mary Shelley sulla pelle di quel corpo, la pelle che tiene insieme Frankenstein è una pelle che contemporaneamente consente all'insieme, il corpo di Frankenstein, di sentirsi un'unica cosa, consente all'insieme di nascondere
agli altri e magari pure a se stesso, che in realtà è un agglomerato di eterogenei, è un agglomerato di pezzi estranei, di corpi estranei. Questo è il suo corpo. E al tempo stesso però gli occhi, l'apertura degli occhi, il luogo dove la pelle non si chiude, gli occhi tradiscono il corpo. Gli occhi di Frankenstein sono il mostruoso di quel corpo che tradisce che l'ibrido è ibrido e che l'ibrido è impuro e che l'ibrido è mostruoso, che l'ibrido sta tra le categorie, è lo sporco, è il disumano, è ciò con cui non sappiamo che fare, perché noi nella nostra paciosa direi follia interna fatta di enorme pigrizia esistenziale eccetera, pensiamo che il puro sia meglio dell'impuro, pensiamo che il pulito sia meglio dello sporco, pensiamo che ciò che è uno sia meglio di ciò che è molteplice. La molteplicità ci mette spavento, l'unità è così riposante. Io avevo portato un sacco di cose da leggervi, ma Paolo Trenta mi mena se le tiro fuori, tutti i malloppi e così via, però una ve la cito. Se qualcuno di voi ha fatto il De Rerum Natura di Lucrezio o ha studiato, cosa più rara, l'inizio delle Metamorfosi di Ovidio, metamorfosi, attenzione, c'è lì la straordinaria descrizione del caos primordiale cui nulla ha forma, tutto è informe e cerca disperatamente forma, e i pezzi di cose si aggregano tra loro casualmente, formando quelli che noi analisti chiamiamo oggetti bizzarri, che sono gli oggetti che popolano spesso le psicosi, deliri psicotici, eccetera. E questi oggetti bizzarri sono il modo in cui il caos tenta faticosamente, per tentativi ed errori, per innumerevoli errori, di ritrovare la via del cosmos, di un qualche ordine, d'accordo? Ecco allora una metafora che volevo offrirvi, che il corpo che ci propone Frankenstein è il corpo che vive attraverso la impossibilità di non essere al tempo stesso estremamente ibrido e disperatamente bisognoso di essere uno. E attraverso cosa? Lui, come il corpo del bambino divino, attraverso la pelle, cioè attraverso questa cosa che tiene insieme e però tradisce, che ci rende un'unica cosa e però fa emergere da sotto tutto l'altro che noi non vogliamo sapere che siamo. E talvolta questo altro che noi non vogliamo sapere che siamo emerge, questo chi fa il mio lavoro lo sa purtroppo bene, emerge come una, uso apposta la parola, perché è una parola ambigua e potente, come una eruzione, le eruzioni sulla pelle, ma le eruzioni sono anche l'incontenibile che da sotto viene alla superficie, l'eruzione vulcanica, eccetera. Ed è queste eruzioni sulla pelle, questo irrompere dell'ibrido da dentro verso il fuori alla ricerca di una identità più complessa della banale identità secondo la quale io sono io e basta, e così sono tranquillo, contro questa banale identità, ecco le malattie della pelle. Vi faccio vedere alcune foto un po' impressionanti, chi si impressiona chiuda pure gli occhi, eccetera, di un atlante di foto della pelle che ha governato la dermatologia nell'Ottocento, l'atlante di Fox e così via, che vi danno la misura di questa eruzione dall'interno verso l'esterno. Può aprire l'altra cartella, per favore? Ah, quella è la copertina del... Vabbè, possiamo anche farla vedere. Andiamo subito però alle figure, sia meglio. Sì, vado avanti rapidamente perché non li commento certo, no? Vedete? La pelle che non riesce a trattenere. La pelle che non governa l'eruzione. La pelle che vorrebbe obbedire all'ordine sociale di essere levigata e socialmente conforme. Ma non ci riesce. Dovrebbe essere contenente, ma deve gestire l'incontinenza in realtà, no? E questa è l'incontinenza della pelle. E allora qui la chiudo. Ecco che cos'è che forse noi siamo. Vogliamo pensare che siamo io uguale io, che la nostra identità sia quella cosa stabile, un po' paciosa o pacioccona,
che ci tranquillizza. Io sono io, che come si fa a discutere una cosa del genere? E mica è tanto ovvio. E chi sono io? Cioè, potrei darvi due citazioni diverse, per una di Freud non ve la dico, ve ne dico un'altra che è più lontana e meno sospetta di conformismo psicoanalitico, che è di Pascal nei suoi pensieri, quando Pascal, questi pensieri, questi frammenti di pensiero che sono uno straordinario monumento filosofico, parla dell'io e dice: ma che è? Ma l'io non c'è, l'io è questa cosa, quest'altra cosa, è questo mestiere che faccio, è questa cosa che desidero, che è un'altra. È 8 righe che dicono il dramma vero dell'io. L'io cos'è? Io nel mio lavoro incontro l'io che non c'è, che cerca disperatamente di essere io. L'io non è un dato di partenza, è un complesso, faticoso e liberatorio talvolta punto d'arrivo. Finisco con un'altra brevissima citazione, è contro l'idea che la nostra identità sia A uguale A, io uguale io. C'è Nietzsche che ha scritto un libro che si chiama Ecce Homo e che sotto ha messo in esergo come frasetta di sottotitolo questa frase un po' misteriosa: diventa ciò che sei. Ma come sarebbe a dire? Come faccio a diventare ciò che sono? O lo sono o non lo sono? Così ragioniamo noi, no? E se invece il problema fosse diventare ciò che si è, come li mettiamo insieme queste due cose? L'ibrido. Ok? Grazie. Grazie a te per le suggestioni che ci hai dato, per gli spunti di riflessione, per gli stimoli, anche per le criticità che ci hai consegnato. I dubbi, i molti dubbi che ci hai trasmesso. Abbiamo spazio per alcune domande. Prego. Sì, 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 ma capisco benissimo la sua domanda. Capisco benissimo la sua domanda e la risposta sarebbe veramente molto complicata. Io provo semplicemente a dirle questo, cioè la cosiddetta, innanzitutto quello che noi chiamiamo pedofilia è una categoria sociale di ampia condanna che copre una realtà estremamente differenziata di atteggiamenti, comportamenti, eccetera, eccetera. Noi leggiamo Lolita di Nabokov e pensiamo: che bel libro! Ma Lolita aveva 13 anni e l'inizio, che non vi dico, del libro di Nabokov è completamente, totalmente erotico. Dunque attenzione, di che cosa stiamo parlando? Qual è l'età nella quale un oggetto erotico diventa oggetto erotico? È un problema che io nel mio lavoro incontro costantemente, perché ho situazioni di pazienti che sono state oggetto di incesto in casa da parte del padre e così via. Dunque e so bene quali non sfasceli, quali immensi deserti questo ha creato nella vita di queste persone, eccetera. Dunque, qual è il momento nel quale un essere umano diventa autonomo, possibile, consapevole oggetto di scambio con un altro essere umano? Difficile da dire, però diciamo certi confini si possono stabilire. Nella pedofilia in senso stretto, cioè quando veramente si ha a che fare con qualcuno che è al di sotto di un'età nella quale si può attribuire nei nostri sistemi sociali un livello di maturità non solo sessuale ma psicologica relativamente compiuta, eccetera, in quel caso c'è veramente uno spostamento del desiderio. Nella maggior parte dei casi si è di fronte a delle configurazioni di personalità narcisistiche, intensamente narcisistiche. Il pedofilo è intensamente innamorato di un bambino illimitatamente potente e inarrivabile che si porta dentro.
ed è questo che insegue nei corpi dei bambini, talvolta con un'estrema violenza sadica, tra l'altro. Perciò questo sarebbe, però penso che lei si renda conto che la domanda era complessa e la risposta sarebbe stata molto lunga. Pelle contro pellicola. Pelle contro pellicola. È molto complesso, però se potete dare, cedere una mail, molto volentieri le mando alcune cose. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Però pelle contro pellicola è un bellissimo tema. Qual è la pelle e qual è la pellicola? Tra pelle e pellicola? E insomma, sì, certo. Mm-hmm. Ma lei si ponga questa semplice domanda: nel rapporto tra pelle e pellicola, non è che noi trattiamo la pelle come una pellicola? Questo è un dubbio che le lascio. Già ce ne abbiamo tanti, questo devo rispondere. Ho capito che non sei fotografo. No, bene. Ma quello è un terreno spaventoso. Glielo stavo per dire. Assolutamente sì. Sì, sì, sì. Che il trapianto. Prego. E non è una conferenza, è un lungo, importante terreno di lavoro, è qualcosa di più, non è una conferenza come questa. Assolutamente sì. Sì, delicatezza spesso ignota a chi pratica queste forme di... Sì, sì. Sì. È chiaro? E non riconoscere la voce? Sì, sì. Assolutamente, è così. Sì, come lei vede, appena si tocca l'ibrido a macchia d'olio invade il mondo. Bene, prego. Allora, l'ibrido pericoloso, spaventoso, Frankenstein su questa file, il Minotauro su questa logica dell'ibrido inquietante. La domanda è, ma sono nella categoria dei maschi
che non possono essere mescolati, perché le sirene, che addirittura poi hanno una pelle che diventa squama, sono suadenti, sono ammaliati, sono affascinanti, attivanti, come se il maschio, il corpo del maschio non potesse essere toccato, quello della femmina non può essere mescolato. Guardi, allora innanzitutto queste sirene tanto tranquille non sono, cioè c'è quel raccontino di Kafka che di poche righe la cosa, il vero pericolo del canto delle sirene è il loro silenzio, che da solo riassume la, ma credo che il problema del libro tocchi in eguale misura il corpo maschile, il corpo femminile, lo stereotipo maschile, lo stereotipo femminile, eccetera, e che i maschietti a volte sono un pochino più, hanno difficoltà a riconoscere la presenza dell'ibrido, mentre le donne con l'esperienza fantasmatica o reale della potenzialità di portare altro dentro di sé sono costrette a fare un po' più i conti col fantasma dell'ibrido. C'è un'espressione che io non l'ho usata, c'erano tantissime cose che avrei potuto dirvi, ma c'è un'espressione molto importante che un antropologo, Gesa Roheim, ha utilizzato nel 1946 per descrivere il rapporto madre-bambino, che in realtà viene dagli anni 30. Descrivendo il rapporto madre-bambino lo definisce madre-bambino-pico unità duale, cioè ossimoro. Cioè è unità, perché è unità, perché sono un tutt'uno, ma è duale perché sono due. Dunque sono due e uno al tempo stesso. Ecco, allora la donna è confrontata col fantasma di questo ibrido, di questa unità duale che in ogni caso potrebbe esserci. E questo credo che crei una sensibilità leggermente diversa rispetto all'ibrido. Solo una curiosità, professore. Mi dica. No, il bambino è sopravvissuto. Il bambino, la ragione per la quale ho cambiato nomi e tutto eccetera eccetera è che in realtà quel bambino, quando Buzzati se ne è occupato nel 1953, era uscita una serie di articoli scandalistici sull'equivalente allora di oggi, eccetera eccetera, che raccontava questa storia, e questo signore che sopravviveva con l'ombra della morte dentro, perché il lago stava ancora lì, il lago della Orta, bastava un movimento falso e gli bucava la Orta e adios vita eccetera, e lui fece causa e riuscì a ottenere l'interdizione di citare o di continuare a raccontare questo fatto di cronaca sulla stampa dell'epoca. Questo signore è vissuto fino al 1969, era, questo lo posso dire perché intanto erano 180.000, era un impiegato delle poste, e è sopravvissuto. Ma non è, come? Alcuni più superficiali, la pianta dei piedi sono stati tolti, no? Mm. Allora, la fermo subito. Primo, che cosa le fa pensare che qualcuno di livello di scolarizzazione basso, bassissimo, e di livello sociale in qualche modo degradato, non abbia in realtà una sottile, potente percezione del corpo e della anfratti e vita e pericolosità del corpo? Per esempio. E poi c'era la fattucchiera. La fattucchiera esercitava sui corpi. Dunque aveva un sapere, vorrei aggiungere senza offese, femminile sui corpi, che era un sapere complesso mediato da una costruzione di pensiero magico, eccetera. Dunque c'era un sapere sui corpi dietro quello che stava avvenendo. Tutta la magia quando le conoscenza al corpo. Altre? Ok. Grazie veramente. Grazie.